contro la Lazio, la tua ex squadra, il Posillipo vince, tre punti fondamentali per la classifica e il morale. Guarda, ci levano da una situazione veramente, veramente nera. Abbiamo fatto una buona partita, una prestazione molto convincente, soprattutto nella fase difensiva e difensiva anche in inferiorità numerica, che erano un po' le due fasi mancanti nelle ultime partite. Ho visto un grande spirito di gruppo, una grande coesione. Poi ecco, che sia avvenuto contro la ex squadra è solo un caso. Ci saranno partite più importanti nel corso della stagione, dovremo farci trovare pronti allo stesso modo. Un Posillipo sereno, dall'impostazione più pacata e tranquilla, guarda con un occhio diverso non solo la classifica ma anche il prosieguo del campionato. Sì, hai detto bene, cioè, si respirava un'aria tranquilla in acqua, tutti quanti hanno fatto un gioco ordinato senza voler strafare, e poi dopo sono venute fuori nel corso della partita anche le individualità che oggettivamente abbiamo e che contraddistinguono questo sette posillipino. Adesso niente, come ti ho detto, andiamo a Bogliasco e ci giochiamo una gara molto difficile in una fossa di leoni. Ci aspetteranno, adesso non so cosa abbiano fatto oggi, però ci aspetteranno col coltello in mezzo ai denti. Nuovo presidente, consiglio rinnovato, nuovo allenatore, il Posillipo torna a vincere con Mauro Occhiello. Posillipo ha vinto con Mauro Occhiello, ma ha vinto il Posillipo, ha vinto la squadra e siamo soddisfatti. Era importante fare tre punti in questa partita, l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. Sono molto soddisfatto del comportamento dei ragazzi, della prestazione dei ragazzi, e bene così. Ora c'è da recuperare la gara con il Bogliasco e poi il derby. Intanto i ragazzi rispondono tranquillamente in acqua. Per il momento hanno risposto tranquillamente in acqua, abbiamo pochissimo tempo ancora per prepararci per la partita di Bogliasco, del recupero che ci sarà mercoledì, lo affronteremo nel migliore dei modi, sappiamo di andare in un campo ostico difficile, faremo il possibile per ottenere il massimo e la Canottieri ci pensiamo dopo, pensiamo prima a Bogliasco adesso. Ringrazio Mauro Occhiello, dalla piscina Scandone è tutto, Diego Scarpitti, Federico TV.